Ragazzi, vorrei dirvi questa scoperta. È la bellezza che salverà il mondo. Dio è la bellezza. La bellezza del vostro sguardo, non potete immaginare quanta luce dà a chi è triste. È una cosa splendida. Non c'è ricchezza al mondo che... non c'è denaro che ti ripaghi. C'è una cosa che accomuna tutti quanti, è il bisogno profondo di felicità. Non c'è nulla che ci appaga fino in fondo. Dice, tu sei felice? Trovate momenti di felicità, ce ne sono. Peccato però, tu vorresti fermarli per sempre. Fermati un momento, ma che passa, passa. Ciò che stringe la nostra felicità la riduce a poco. Sapete cos'è? Il presentimento che finisce. I miei problemi il Signore non me li risolve, li devo risolvere io. Però mi dà il significato di questi problemi, cioè il senso anche alla mia gioia, al mio andare avanti, al mio camminare, andare avanti e dietro, dà senso. Molte volte la nostra vita è così fatta di spezzoni di cose sbullonate tra di loro e noi non sappiamo più decifrare l'ingranaggio, l'avvitamento giusto, così, e andiamo inseguendo gli spezzoni. Questo è. Sono convinto che se voi la vostra vita la spendete per gli altri, la mettete a disposizione degli altri, voi non la perdete. Perderete il sonno, ma non la vita. La vita è diversa dal sonno. Perderete il denaro, ma non la vita. La vita è diversa dal denaro. Perderete la quiete, ma non la vita. La vita travalica la quiete. Perderete tantissime cose. Perderete la salute, ma non la vita. Ma non la vita. Io vi auguro, ragazzi, che voi possiate essere capaci di amare a tal punto che il cuore veramente vi faccia male. Non vendetevi a nessuno, anche a costo di morire di fame. Resistete tenacemente alle lusinghe di chi pensa di manipolarvi il cervello comprandovi con 4 soldi. Coraggio. Un giorno o l'altro le cose cambieranno.
I'll be baby.